condizione della squadra in vista di questa difficile trasferta all'estremo nord? Ma qualche problemino abbiamo avuto anche negli ultimi due giorni. Però, come abbiamo già detto in passato, occupiamoci di quelli che sono sani e disponibili e concentriamoci su quelli. Squadra scorbutica su Tirol, come le squadre di Bisoli. Sì, ma non è che sia solo scorbutica, è una squadra che fino all'altra sera, prima di aver perso col Genoa, ha dimostrato di essere una squadra che fa risultati importantissimi, quindi non è solo scorbutica. Se poi è anche scorbutica, è un motivo in più di qualità. Vista la quantità di convocati che a breve penso di darà, ci sarà qualche dubbio fino all'ultimo, sulla base di quello che dici, che ci ha detto che c'è qualche calciatore? Sì, Capanni non si è sentito bene, c'è anche un po' di febbre, quindi non verrà nemmeno via. E poi anche Favilli purtroppo ha preso una botta ieri l'altro e quindi ha una caviglia gonfia, non ha fatto in tempo a rientrare, che c'è stato questo problema. Non è un problema, non dovrebbe essere, anzi penso che non sia un problema grave, però la caviglia gonfia, stamani ha provato ma non ce la fa venire via. Senta mister, lei giustamente era la settimana scorsa nella conferenza stampa di presentazione ha detto ci sono tanti giovani, è giusto provarli tutti anche per capire un po' qual è la loro situazione. Che impressione ne hanno fatto questi tre ragazzi, Capanni, Rovaglia e Spaduto? Ah, io ho dato fiducia subito a tutte e tre perché ne avevo bisogno in quel momento. Pensavo che potessero darmi la risposta che mi attendevo e me l'hanno data. È chiaro che un quadro, una conoscenza completa ancora non ce l'ho e non la posso avere, no? Ma così vale per tutti quelli che hanno partecipato un po' meno ora, mentre invece per quelli che hanno avuto occasione di avere un minutaggio superiore comincio ad avere le idee chiare. Data la vicinanza dei tuoi impegni, prevede turnover oppure no? Sai, questo del turnover per me è una domanda che non mi pongo nemmeno tanto. Io guardo quello che succede, guardo anche al fatto che abbiamo giocato due partite in breve tempo, mentre la seconda è un problema relativo, la terza magari una considerazione in più va fatta. Mister, buongiorno. Buongiorno. Che tipo di risposte si aspetta dalla squadra alla partita di domani? Che tipo di crescita casomai, considerando che probabilmente il tempo in cui è stato qua ancora poco e si è giocato anche il turno infrasettimanale, per cui quasi si gioca più che, no, che potersi allenare? Ecco. La crescita, mi aspetto che facciamo un po' di più di quello che abbiamo fatto nelle prime due gare. È vero che ci siamo allenati, non abbiamo avuto una settimana pulita per fare quello che volevamo, però abbiamo anche parlato tanto, abbiamo lavorato sul video, i ragazzi sono recettivi e quindi questa loro recettività mi ha dato la possibilità di raddoppiare il tempo a disposizione. È evidente che una settimana pulita ha un altro aspetto e ti dà la possibilità di essere un pochino più, di organizzare un pochino di più rispetto a quello che abbiamo fatto in questi pochi giorni. Mister, rispetto alla precedente gestione tecnica si intravedono un paio di aspetti positivi: maggiore circolazione di palla e una propensione a difendere più alti. C'è un aspetto però che sottolineava anche il mister Lucarelli, dove l'impressione è che si possa ancora migliorare, ma se non erro lo ha sottolineato anche lei al termine della gara, dell'ultima gara col Cagliari. Sì, maggiore circolazione di palla, ma dovrebbe essere migliore. Questa squadra sbaglia alcuni appoggi che dalla tribuna stampa appaiono banali. Sì, sono d'accordo. È quello che ho
sottolineato a fine del primo tempo alla squadra l'altra sera. E non è una banalità, è una cosa importante, perché chiaramente ogni palla regalata è un pericolo che ti assumi a dover gestire, mentre invece quando ce l'hai abbiamo le qualità per far bene. Noi lavoriamo moltissimo sotto questo aspetto e dedichiamo parecchio tempo durante la settimana. E credo che, siccome è un aspetto che è migliorabile, uno di quelli che è maggiormente migliorabile, penso che con un po' di tempo avremo delle risposte che ci soddisfano. E poi ci sono degli aspetti che riguardano la tattica, che sicuramente possono essere interpretati in maniera diversa. Anche stamani ne abbiamo ragionato, ieri l'abbiamo allenata e quindi mi aspetto di vedere qualcosa già nella gara di domani. È in fase di impostazione, mister, di sviluppo della manovra? Sì, ma sai, è tutto collegato, no? Perché se tu sei basso le distanze aumentano, fai fatica a recuperare palla, gli spazi sono più per gli avversari che non per te. E quindi questo coinvolge sia la fase difensiva che la fase di possesso. Sulla fase di possesso, la partenza dal basso, per esempio, non abbiamo ancora avuto tempo di lavorare. Lo faremo nella maniera che ci piace di più, e quindi non come un ossesso, come sembra da un po' di tempo nel nostro calcio, ma come una situazione congeniale a quello che vogliamo fare, che noi abbiamo in testa molto chiaramente. Mister, buongiorno. Volevo farle questa domanda. Su Tirol probabilmente è la squadra più diversa rispetto alle ultime due che abbiamo affrontato, no? Le statistiche di questa squadra parlano chiaro, è molto chiusa, fa pochi passaggi, c'è sempre la verticalizzazione. Probabilmente rispetto alla partita con il Cagliari avremo più difficoltà a trovare spazi. Questo è un elemento, secondo lei, che potrà, come dire, cambiare appunto l'atteggiamento tattico della Ternana, oppure invece tanto vale andarsela a giocare con questa impronta che, come ci dicevo l'altra volta, nel giro di 2 o 3 settimane dovremmo vedere chiaramente? Ma guardi, è una cosa che dicevo anche stamani ai ragazzi. Io gradisco ad avere un piano A, non un piano B e un piano C, e lavorare molto per migliorare il piano A. Poi dopo è evidente che ci sono, quando tu sai fare le cose, è evidente che ci sono anche gli accorgimenti che possono scivolare verso il piano B e aver bisogno anche del piano B. Però la nostra concentrazione ora è lavorare molto sull'idea, sulla consapevolezza, la voglia di fare ce l'hanno, e quindi rafforzare tutti quei concetti ma che riguardano il piano A. Se te cominci a fare piano A, piano B, alternativa C, fai del casino, sono convinto che non ti porta lontano. E poi vedremo col tempo, quando siamo padroni del primo piano, vedremo se salire le scale o scenderle. Messa sul Tirol, il 4-4-2 di Pisoli è asimmetrico, tra virgolette, quello probabilmente lo avrete studiato a menadito in questi giorni, perché è vero che hanno un mediano incontrista come Tait, ma hanno anche un palleggiatore come Nicolò Siviglia. È vero che hanno un esterno destro che è un terzino, bravo peraltro, De Col, ma è anche vero che a sinistra gioca una seconda punta che è Rover. Quindi è, tra virgolette, asimmetrico, e comunque difficilmente rinunciano alle due punte. A Genoa hanno cambiato qualcosa, perché ad esempio non giocava Dogu e giocava diciamo un atteggiamento tattico diverso. Lei che tipo di situazione prevede? E comunque in generale... Non lo so, bisognerebbe che telefonassi a Bisoli, ma non credo che sia il caso di fare. Non credo che ce lo direbbe, tra l'altro. Lo vedremo quando saremo in campo, no? Noi abbiamo lavorato stamani anche su quello che fanno loro.
per quanto ci ha concesso il tempo, che era, è stato inclemente. Però abbiamo fatto queste considerazioni e quindi vedremo un po'. È chiaro che se non è che noi rinunciamo alla nostra identità per adattarci alla loro, però adattamenti, facendo le considerazioni rispetto a quello che loro, sono le loro peculiarità, è naturale che lo facciamo, lo faremo. Mister, per una cosa sul Cassata, aveva già giocato quarto di centrocampo a sinistra nel primo tempo di Pisa, con il solo decisore, ma lì la squadra è andata male, diciamo l'ex genuano è andato in difficoltà con tutta la squadra, poi è stato sostituito durante l'intervallo. A mio avviso invece è entrato molto bene contro il Cagliari. Anche a mio avviso. È tornato sui livelli di antecedenti alla doppia trasferta di Pisa. Non solo lui, perché sono stati bravi tutti e cinque quelli che sono entrati. Ci hanno dato un bel impulso. Però ho visto anch'io quello che ha visto lei, ma è stato bravissimo anche Koulibaly, che ci hanno dato la possibilità di soffrire un pochino di meno oppure di avere un po' più d'energia, forse meno palleggio, però sono stati bravi. Loro due ci hanno dato un pochino più di tranquillità nella gestione della situazione, anche se era un momento da elmetto in testa e non da fioretto. Ci può essere vista sulla base di questo un ballottaggio al centrocampo? Non so. Ballottaggio c'è sempre. Perché a questo momento io non lo so chi va in campo, ci devo ragionare, poi valgono gli stessi discorsi che facciamo sempre, voglio gratificare tutti, voglio considerare che è la terza partita, mi fa piacere gratificare tutti, perché non ce n'è uno che ti fa vincere la partita qui, credo, almeno io ancora non l'ho individuato. Però ho visto tante coppie di calciatori che sono interessanti, che sono propensi al lavoro, che... e quindi una mano dalla freschezza è sempre ben accetta. Mister, senta, è lecito attendersi qualcosa di più da pettinare, che sul piano tecnico, lo dicono anche i suoi compagni, è il nostro attaccante più dotato, proprio come cifra tecnica. Però insomma in queste due partite ha offerto una prestazione normale, ce l'ha messa tutta ma non ha avuto gli spunti che gli appartengono. Sa, bisogna considerare anche, non solo per lui ma in generale, che anche lui non aveva un ritmo di gare che gli consentisse di esprimere il meglio, no? Perché ultimamente non è che sia stato che ha avuto molte possibilità, così come altri, eh? E quindi è evidente che un pochino questo scotto lo paghi, ma io sono molto contento di quello che fa lui, perché è sempre disponibile al lavoro per la squadra e non è lì solo per mettere in risalto le sue qualità tecniche che nessuno discute e che tutti gli riconoscono. Però vorrei ricordare anche che con appena un po' di fortuna lui poteva aver già fatto una doppietta fra Venezia e ieri. È stato molto bravo nel colpo di testa, sfortunato, è uscita di poco, sai, dopo è questione di centimetri, sei bravo o sei meno bravo, ma per me è bravo, nel senso che fa e va lì dove volevamo andare a ricevere quello che sapevamo che il compagno gli mettesse, quindi è stato bravo. A Venezia, avete visto, ha avuto quelle due opportunità nel giro di pochi secondi, è stato bravo portiere, quindi... Proviamo a spostare il ragionamento che stiamo facendo ora su due realizzazioni. Saremmo a dire la stessa cosa oppure saremmo a dire che Stefano sta a tornare, tutto quello che vogliamo dire. E giochiamo sui centimetri, diciamo. E giochiamo sui centimetri, sulla buona sorte, perché tante volte un mezzo passo fa la differenza. Sei un pochino più avanti, un pochino più indietro. E hai fatto sempre la cosa giusta, però non sei premiato. A proposito di centimetri, dicevo, davanti ce ne mancano un pochino, visto che contavamo di un recupero di Favilli che purtroppo non ci sarà. Cerchiamo di tenere la palla a terra, almeno la testa è lontana dal terreno e quindi la mettiamo vicino a piedi. L'obiettivo è questo, tenere la palla... Diciamo preclude un po' la possibilità di sfruttare qualche cross. Beh, avere anche la possibilità di alzare la palla è un vantaggio sicuramente. Se non ce l'abbiamo,
faremo di tutto per tenerla dove ci conviene, no? Non siamo ancora proprio pronti a fare questo, però l'obiettivo è questo, alzarla il meno possibile e farla scivolare il più possibile. Sperando un campo non pesantissimo, quello? Ci dovremmo adattare, andiamo contro l'inverno, non possiamo pensare che da qui in avanti si soffrirà il caldo, no? O i terreni saranno... E ci dovremmo adattare, stamani abbiamo lavorato sempre sotto la pioggia. Per me non è un problema questo qui, il problema è la volontà di farle le cose, e questi hanno la volontà di farle. Va bene, Birindelli, titolare contro il Cagliari, nella sorpresa generale, almeno per noi, la sua valutazione e le prospettive in altra... Buona, Sano. C'era solo da verificare anche per lui quello che si diceva prima, la qualità, la tenuta atletica di un atleta che si allena costantemente e molto seriamente da sempre. Però se non hai la possibilità di fare minuti, dopo ti viene a mancare, ma sapevamo, e quindi lui sapeva di alzare il braccio appena potesse scemare il suo aiuto alla squadra, lo ha fatto e subito abbiamo fatto un cambio che... però fino a che è stato in campo ha dato un buon contributo a una solidità difensiva che ci ha visto protagonisti domenica. E poi non dimenticherei che ha messo due o tre volte la palla, per esempio quella Stefano si diceva prima, una gran palla che insomma, ecco, vabbè, e rimaniamo su questo. Ultimissima, che campionato di Serie B ha ritrovato da un punto di vista qualitativo rispetto all'ultimo che aveva fatto con Empoli? Se la posizione del Cagliari rispecchia la classifica e quella è la loro qualità, penso che sia un campionato molto difficile, perché il Cagliari è veramente una squadra molto molto forte sotto l'aspetto individuale e ben guidata, perché io l'ho vista giocare bene, molto bene, e quindi presumo che se quelle che stanno sopra il Cagliari e sono più forti, come dice la classifica, è un campionato, insomma, come ci si aspettava, no? Ci sono delle corazzate, però c'erano una volta in mass che piccoli piccoli ma riuscivano a fare dei danni grossi grossi. Mi viene in mente una cosa velocissima, mentre adesso lei accennò a Defendi con una battuta molto simpatica alla sua prima conferenza vera, diciamo. Come sta Defendi? E poi, essendo uno degli elementi più duttili della Serie B, secondo me, lei lo considera più, difensore, centrocampista, penso sia una pedina comunque che come sta facendo... Sì, per ora lo considero più difensore, però ha le qualità per quella fascia destra di fare un po' tutto. Sta bene, si è allenato compiutamente tutta la settimana, mercoledì non l'abbiamo portato in panchina volutamente, è venuto qui pomeriggio al campo a allenarsi. Si fa di tutto per mettere nella condizione di essere utili. E sono pronti tutti, prendi uno, prendi l'altro, per me è quasi la stessa cosa. Ok, bene? Grazie mille. Grazie.